21. Adolescenti. Isa non era bella. Interessante, questo sì. Aveva un'aria originale, rilevata da un taglio di capelli svelto intorno ad un viso non proprio sottile, in cui spiccavano due occhi grandi da gatta. Più che scuri, si può dire che i suoi occhi avevano sfumature grigie, che sfioravano le tonalità del blu e del viola, secondo il tempo. Il suo corpo di adolescente possedeva una gradevole armonia. Quando si muoveva agile ed elastica, Gianni l'ammirava come un bel quadro e non poteva fare a meno di confrontarla con la sua figura allampanata di quindicenne afflitto dall'acne. Quando, all'inizio dell'anno scolastico, lui, ripetente, si era trovato nella classe di Isa, dapprima non si era accorto di lei. Poi capitarono insieme nel banco e a poco la presenza di quella compagna diventò per Gianni una dolce abitudine. La disposizione dei banchi a barriera favoriva il loro dialogo, che da cordiale si trasformò presto in qualcosa di complice. D'inverno i jeans di velluto di Gianni avvertivano il contatto dei camperosso di Isa. Lei portava di solito la gonna, ma stava bene anche in pantaloni, così pensava Gianni, mentre l'avvolgeva con lo sguardo quando la chiamavano alla cattedra. Isa non era una forzata dello studio. Più di una volta Gianni aveva faticato perché le arrivassero i suoi suggerimenti durante le interrogazioni. Era invece bravissima in ginnastica. Negli esercizi a corpo libero si muoveva con eleganza ed era così leggera che sembrava sfiorare il suolo. Le piaceva la danza moderna. Il suo desiderio segreto era diventare ballerina professionista. Ne parlava spesso con Gianni, gomito a gomito, nel banco, e i suoi occhi grigi si perdevano nel blu. Gianni era un buon ascoltatore, con un'aria seria e indifesa che faceva tenerezza. E Isa non nascondeva la sua simpatia per lui. Alla fine delle lezioni si univano al coro di sollievo dei compagni, mentre si affrettavano all'uscita, ma poi restavano a parlare ancora a lungo, avviandosi svogliatamente verso casa. Da mesi Gianni portava a spasso nella sua mente l'idea fissa di Isa. Lei si era impressa dapprima nei suoi occhi, poi sempre più insistente nel suo cervello. Sembrava proprio che lì avesse fatto il nido. Gianni aveva capito come Isa del resto, che non erano più soltanto compagni di banco. C'era tra loro come una tacita intesa. Anche il loro modo di guardarsi adesso era diverso e pieno di intenzioni. Una mattina di sole Gianni non andò a scuola. Prese l'autobus come il solito, ma scese due fermate prima. Era confuso, sentiva che doveva fare qualcosa, gironzolò a lungo mentre rifletteva. In un campetto alcuni ragazzi tiravano calci a un pallone. Gianni si unì a loro e per un po' gli parve di non pensare a niente. Trascorsero così più di due ore. Quando alla fine, sudato e impolverato, si rimise sulle spalle il maglione, Gianni si sentiva benissimo. Adesso aveva le idee chiare, sapeva cosa avrebbe fatto. Entrò in una cartoleria e acquistò una bomboletta spray, di quelle che servono per scrivere sui muri. Poi si avviò verso la sua meta. Compiuta la missione, raggiunse la scuola e attese nel cortile. Al suono della campanella comparvero i primi gruppetti di studenti e finalmente Isa uscì. Gianni le fece un cenno di richiamo mentre inforcava gli occhiali da sole. Isa gli andò incontro con aria interrogativa, parlarono per un poco e poi uscirono dalla scuola.
Gianni precedeva Isa di qualche passo perché lo seguisse, e mentre lei gli chiedeva perché era così strano, Gianni si fermò e le additò un cartellone pubblicitario che nel centro aveva una scritta enorme e solitaria: Isa, ti amo. Ecco, glielo aveva detto. Quando Isa salì sull'autobus per tornare a casa, Gianni le disse: è vero che ti amo. Isa fece di sì con la testa. Commento. Spesso di una donna che non è ritenuta bella si dice che sia interessante, come se per una donna fosse necessario un sostituto della bellezza. Questo giudizio denota uno scarso sentire. Quando si è giovani ci si innamora del corpo fisico, poi, se si cresce sufficientemente, ci si innamora dei corpi superiori. Non è casuale che l'acne venga solitamente nell'età in cui si scopre la propria sessualità e il proprio corpo fisico. Le guide spiegano che in quell'età si crea uno squilibrio tra il corpo astrale e il corpo fisico. Si dà cioè più importanza a quest'ultimo corpo. Allora accade che attraverso il corpo astrale, con la sensazione sgradevole che riceviamo dall'avere l'acne, ridimensioniamo l'importanza che diamo al corpo fisico e ristabiliamo l'equilibrio. Così l'acne va via. Durante l'adolescenza spesso ci si innamora di compagni sia maschi e sia femmine, perché la coscienza non è né maschio né femmina e non ha ancora conosciuto i divieti imposti dalla società degli uomini. Un bell'amore nasce quando si attraggono i sentire dei due amanti e non le loro menti. Chi sa ascoltare dimostra un bel sentire. La media evoluzione, infatti, vuole farsi ascoltare e mai ascoltare. Molti giovani vedono la vita come un oggetto di seconda mano. Pochi la vedono per quello che in effetti è, come il più grandono. La differenza, come sempre, la fa il grado di evoluzione. Gianni aveva quell'idea nella mente perché prima l'aveva nel sentire. Chi prova il sentire vede l'altro da tutt'altra prospettiva. Quando si riflette intensamente, si cammina e si guida senza accorgersene. Che cos'è che ci fa camminare o guidare così? È la mente istintiva che abbiamo sviluppato durante le incarnazioni nei regni inferiori della natura. È molto difficile non pensare a niente. Ci si può distrarre da alcuni pensieri, ma se ne hanno altri. La nostra mente è rassomigliabile ad un uccello che saltella instancabile da un pensiero a un altro. Quando si riesce veramente a fare il vuoto mentale e non pensare a niente, si è molto avanti nel cammino spirituale. È la mente che scandisce il tempo nel piano fisico. Basti pensare a quanto breve ci sembra il tempo se viviamo una situazione in cui stiamo bene. Imbrattare i muri, che sono anche i muri degli altri, è tipico dei giovani che vivono ancora con poca coscienza. Quando parla il sentire, le parole non servono più.